Ed eccoci ancora in diretta sulle fonti TV per la nostra maratona Donne e Lavoro. E siamo pronti per continuare. Naturalmente continueremo, è una maratona H24, siamo partiti questa mattina alle 9, arriveremo fino alle 9 di domattina per poi continuare, perché di fatto ripartirà una nuova giornata, come sapete, con le nostre dirette consuete e quotidiane sulle fonti TV. Però appunto fino a domani mattina continueremo a parlare di questioni che hanno a che fare con l'universo femminile in occasione dell'8 marzo, che è un po' un pretesto, perché io lo dico sempre, è una cosa a cui noi teniamo molto, non è solo l'8 marzo, insomma, mi sono spiegata, non bisogna affrontare questi temi solo in questa giornata, ma 365 giorni l'anno, ed è quello che noi bene o male facciamo sempre. Intanto saluto Francesca Albamonte, che è con me, di Fidapa. Adesso vi racconteremo, un'associazione che si occupa proprio di tematiche a 360 gradi che riguardano l'universo femminile. Francesca, grazie per essere con noi in questa nostra maratona 2022. Grazie a voi, grazie, buonasera a tutti, e grazie a voi per quello che fate e per promuovere il lavoro e le donne, che è così importante. E allora, guarda, il titolo, il primo titolo che abbiamo deciso di inserire in questo spazio con te è proprio quello un po' che stavo raccontando: Donne senza retorica, 8 marzo tutti i giorni. E partiremo proprio da qui. Fammi dire due parole su Fidapa, un'associazione composta in Italia da circa 10.000 soci e aderisce alla Federazione Internazionale, International Federation of Business and Professional Women. È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale e raggruppate in 7 distretti. Naturalmente la federazione ha lo scopo di promuovere, divulgare e sostenere naturalmente le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, naturalmente in modo autonomo o insieme ad altri enti, associazioni e altri soggetti. Questa è un po', diciamo, la spiegazione basica. Lascio a te raccontare un po' chi siete prima di parlare dell'8 marzo e dell'importanza, anche se vogliamo, di questa giornata. Certo, noi siamo, come tu hai detto, oltre 10.000 donne in tutta Italia, 26.000 nel mondo. Io sono la PAS presidente, ci tengo a precisarlo, e approfitto a salutare la nostra presidente della storica sezione Milano, che fu fondatrice della Fidapa BPW Italy, la dottoressa Antonietta Spinella, e anche la nostra presidente nazionale, Fiammetta Perrone. Noi siamo un'associazione di voce, promuoviamo il ruolo della donna. Tanti temi cardini della nostra mission, quale la difesa del ruolo della donna sia nell'ambito del lavoro che nell'ambito familiare, la parità di genere, la parità salariale, la violenza contro le donne e insomma tantissimi altri argomenti. Sono ormai oltre quasi 100 anni in Italia che ci adoperiamo per la parità di genere. Purtroppo le statistiche dicono che ce ne vorranno oltre 100 ancora per poterci arrivare. Io spero che con il lavoro che fa Fidapa e con il lavoro che fanno tante altre realtà associative al femminile si riesca ad accorciare questo numero così immenso che ci hanno dato gli statisti. Quindi insomma mancherebbe ancora molto prima di riuscire a raggiungere gli obiettivi che in qualche modo noi vorremmo fossero raggiunti già adesso, no? Dico bene? Assolutamente sì, dai dati che abbiamo avuto, che abbiamo insomma, e anche tu che ti occupi di questi dati, sappiamo che dicono che ce ne vogliono così tanti anni. Lo viviamo, lo tocchiamo con mano. La differenza salariale è un tema al quale siamo, certo, proprio molto lontane di poter inserirlo veramente nell'ambito del lavoro. La differenza delle carriere per quanto riguarda la meritocrazia
e non la differenziazione di genere, possiamo dire che almeno nel nostro paese è impercorribile oggi come oggi. Certo. E quindi, insomma, speriamo che le nostre battaglie, come hanno avuto dei buoni risultati su altri fronti, speriamo che anche su questo riescano presto ad Ecco, avere. tu hai citato la parità salariale, figuriamoci che, perché adesso voglio leggere altri dati, visto che li abbiamo citati, questi dati che servono sempre per, diciamo, come base di discussione. Parità salariale, c'è stato bisogno in Italia di fare una legge sulla parità salariale che da un lato ci mancherebbe, è un'ottima spinta per andare magari anche più velocemente verso il traguardo, però insomma non so cosa ne pensi tu, Francisca, non dovrebbe esserci una legge, dovrebbe essere una cosa normale, cioè perché fare una legge per far sì che le donne abbiano lo stesso stipendio degli uomini, no? Vuol dire che, e qui ci ricolleghiamo anche alla distanza che ancora manca per raggiungere il traguardo, effettivo, che effettivamente dobbiamo fare ancora tanti passi. Non dovrebbe assolutamente esserci una legge, come non doveva esserci neanche una legge per la cosiddetta legge delle quote rosa, che poi ci spiegano che non è una legge, ma che è semplicemente un decreto per riuscire a portare i numeri alla parità. Quindi non è una norma che resta una legge che resta. Io non sono una giurista, quindi sicuramente non posso esprimermi con i termini giusti. Non bisognerebbe arrivare ad andare in Parlamento per queste cose. Esatto, La esatto. meritocrazia dovrebbe premiare su tutto e chi merita meritocraticamente un certo compenso di retribuzione dovrebbe averlo e basta, cioè non dovrebbe Assolutamente. essere differenziato per un genere. No, mi fa piacere che tu la pensi come me, ma non avevo dubbi, insomma, io e te ci siamo già conosciute, abbiamo parlato abbondantemente, quindi insomma, sapevo. E poi, peraltro, è giusto che si parta da questi presupposti con un'associazione come la vostra. I dati a cui mi riferivo, insomma, è quasi mezzanotte, quindi magari potrebbero risultare indigesti, ma anche no, cioè chi ci sta seguendo ovviamente è interessato a sapere che cosa si sta facendo per. Oltre a non avere parità salariale in Italia e aver bisogno di una legge, che appunto ritengo e riteniamo sia assolutamente fuori luogo, l'Italia, l'abbiamo detto più volte, ma lo ripeto ancora perché sono numeri da cui bisogna staccarsi totalmente al più presto, ha il più basso livello di partecipazione delle donne alla forza lavoro di tutta l'Unione Europea. Siamo sempre ai fanalini di coda e non è peraltro neanche un tristo e primato legato alle emergenze che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, perché è da un po' di tempo che è così. Il tasso di occupazione femminile in Italia è stato sotto il 60%, parliamo dei dati del 2021, l'anno scorso, e pari al 56,5% nel terzo trimestre 2021, un dato lontano da percentuali di altri paesi che sono considerati più virtuosi, come per esempio Svezia o Paesi Bassi, che registrano l'80%, cioè capite bene che noi siamo veramente distanti da percentuali che peraltro, insomma, dovrebbero fungere un po' da esempio, no? Questi sono i dati che bisogna appunto, come detto, Francisca, abbandonare prima o poi e si spera prima che poi. Assolutamente sì, sono i dati che bisogna abbandonare per quello che noi come FIDAPA e ripeto anche altre associazioni al femminile Certo. abbiamo un bel lavoro, cioè un bel impegno. La parità in tutti i settori lavorativi, non solo per quanto riguarda le retribuzioni, non solo per le carriere. Diciamo per le carriere nelle aziende, quindi non per le carriere dirigenziali, ma anche per le carriere all'interno degli ordini professionali. Io di recente, sai, Manuela, qualche mese fa su Facebook commentavo a una foto dei miei colleghi, tu sai che io sono consulente del lavoro, Certo. erano in trasferta per un congresso, per un'assemblea, ed erano tutti uomini, c'era solo una donna. Sì. Ci sono E dei queste settori, cose sì. qui non devono accadere, cioè No, no. non devono più accadere.
Ci sono dei settori purtroppo che sono ancora assolutamente, hanno la predominanza degli uomini. Voglio dire, noi ci occupiamo di finanza e economia, sappiamo molto bene che è ancora così, anche se oggi cominciano a intravedersi delle figure, anche che rivestono ruoli più importanti, insomma, che sono donne, però, siamo ben lontani da quella che è appunto la parità. Ma il problema poi è sempre quello, no? Lo so che questo suona come qualcosa di retorico, ma non lo è. È retorico non parlarne o far finta di niente, che non è che poi si debba raggiungere necessariamente 50%, 50%, cioè se c'è merito, no? Però il fatto è che qui si escludono a priori, no? Quella è la cosa grave, cioè si mette una barriera rispetto a quella che è la possibilità di avanzare in determinati settori, no? Perché poi se si meritano di più gli uomini, io, cioè, sono democratica, no? Cioè, credo che lo siamo tutti, no, Francisca? Assolutamente sì, e poi mi viene da dire che c'è un'altra necessità perché ci sia diciamo una componente diciamo più paritetica, non necessariamente 50-50 o non necessariamente predominanza femminile, ma diciamo più paritetica. E parliamo anche di quello che è la componente dell'energia femminile e dell'energia maschile, che se inserita nell'ambito di un lavoro, nell'ambito diciamo appunto di un team di lavoro, può dare la completezza, perché ricordiamoci bene che l'energia femminile e l'energia maschile produce dei capolavori, che sono i figli, quindi cioè, la componente mista è sicuramente vincente e Certo. quindi è lì che si deve anche. Come dire, è in quella direzione che si deve andare. Cioè, Certo. pensiamo cosa potrebbe essere stato il nostro universo se fosse stato governato un pochino più, diciamo, con qualche donna in più. Abbiamo mai Certo. provato ad immaginare che cosa avrebbe accaduto No, forse non realmente, ma poi sarebbe bello sperimentarlo, non solo immaginarlo, no? Perché è quello il salto che dobbiamo fare. Ti chiedo ancora, rispetto al primo titolo che leggiamo in sovrimpressione, poi cambiamo, 8 marzo tutti i giorni. Vabbè, insomma, penso che tu confermerai che debba essere così, ma ti chiedo qualcosa di concreto, cioè quali sono anche le iniziative che FIDAPA mette in atto tutti i giorni proprio per far sì che non resti isolato il ragionamento intorno a questi temi? Allora, FIDAPA tutti i giorni mette iniziative di tutti i tipi, cioè noi trattiamo, allora ricordiamo innanzitutto che non siamo un'associazione di service, ma che siamo un'associazione di voce, un po' diverso nell'immaginario associativo. Noi difendiamo il ruolo della donna in ogni Infatti, dove. guarda cosa ti ho fatto scrivere, le voci delle donne si incontrano e si raccontano, proprio la parola chiave è voce, così almeno andiamo anche sullo stesso binario, Francisca. Prego, prego, ti faccio continuare. Assolutamente sì. Guarda, organizziamo convegni, su tantissime materie. Abbiamo trattato la violenza economica, abbiamo trattato la crisi d'impresa, perché poi facciamo anche molta formazione per le nostre donne, e aperto a tutte le donne che ognuna delle socie riesce ad avvicinare. Cioè, la medicina di genere, mi parlava proprio, sai che io questo fine settimana sono stata all'inaugurazione di una nuova sezione in Puglia. La nuova sezione si chiama Ofantina, è nel territorio di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia. E mi parlavano di progetti importantissimi che fanno all'interno lì in Puglia, perché poi sai, ogni territorio ha un modo diverso, diciamo, di inserirsi in quello che è il segmento della cittadinanza. E quindi mi parlavano di progetti bellissimi fatti nelle scuole medie, nelle scuole superiori, progetti
proprio per sensibilizzare la parità di genere. Quindi, insomma, ci inseriamo molto nel pubblico, e appoggiamo moltissimo la donna alle carriere politiche. Non siamo politiche come associazione, siamo apartitiche, però appoggiamo la donna, cioè che si inserisca nelle carriere politiche, perché, come appunto dicevo prima, pensiamo cosa sarebbe stato, cosa sarebbe, la nostra Italia se fosse stata in qualche momento della governance, gestita, da una Certo, donna. quindi insomma la funzione di FIDAP è anche quella di dare supporto, dare ovviamente voce a tutte le donne che possano, no, diffondere la loro professione, l'arte, l'abbiamo detto prima, però proprio anche supportarlo. Di cosa hanno più paura le donne? Paura, non so se vogliamo usare questa, magari più che paura è timore, no, di osare magari di fare qualcosa. C'è qualcosa che accomuna un po' tutte le donne? Allora, questo è un mio pensiero Sì, personale, certo. ed è quello sul quale, diciamo, punto molto nei miei progetti, nelle mie idee. Tu sai che io sono un po' vulcanica, quindi da qualsiasi Non cosa ti fermi prendo mai, devo spunto. dire, dopo ti chiedo anche com'è andata, che sei di ritorno da una cena ovviamente con Fidapa e non hai fatto in tempo praticamente a mettere un piede in casa che già ti sei collegata con noi. Quindi, Sì. però, e poi mi racconti anche della serata. Allora, però, Sì. appunto, qual è il timore che senti di Allora, io più? credo che si debba lavorare più che timore, è qualcosa che noi donne ci portiamo, e che il lavoro sull'aumentare la nostra autostima. E quindi io credo che la donna debba essere sempre, cioè la donna, i nostri giovani devono essere sempre, le nostre giovani donne devono essere sempre più supportati per essere più consapevoli, di se stesse e delle, possibilità, alle quali possono arrivare, degli obiettivi, del raggiungimento, alle quali possono Certo. arrivare. Quindi io credo che la paura del non arrivare, per questa diversità che ci portiamo, cioè, Perché in poi questo. questo sì è un errore che facciamo spesso, cioè quello di permettere di controllarci, ma non tanto, perché poi pensiamo sempre che il controllo sia quello più diretto, no? A volte no, a volte come dici tu ci lasciamo un po' confondere, ecco, forse questa è la parola giusta e ci mettiamo sempre un po' in secondo piano, no? Perché pensiamo che sia giusto così. Prima tu hai citato che sembra che non c'entri niente, ma è il collegamento è abbastanza logico, la violenza economica. È una violenza di cui si parla molto poco. Invece sulla quale io mi sono concentrata soprattutto in certe occasioni, che è banalmente, perché poi è un concetto molto banale, però forse è anche complicato da far emergere, cioè quando ovviamente non siamo consapevoli delle nostre finanze, non possiamo controllarle perché c'è chi lo fa per noi, ma questo non ci dà modo di essere indipendenti, no? Ripeto, adesso l'ho molto semplificato come concetto, però è il tema del controllo che a volte ci penalizza, no? È vero? Cioè, ho detto una cosa sbagliata, Francisca? No, no, assolutamente. Adesso hai detto una cosa, esatta, che è così. Purtroppo, questo problema della violenza economica, della dipendenza, è un problema molto importante, anche perché pensiamo, alle percentuali di disoccupazioni che abbiamo. In Italia pensiamo alle percentuali di disoccupazione che abbiamo in determinati territori, ancora di più di quello che è generale Certo. l'occupazione in Italia. Se prendiamo a segmenti, troviamo anche addirittura degli incentivi per le assunzioni alle donne al sud, degli incentivi in tutto il paese per le assunzioni alle donne over 50, e quindi questo
ci fa capire chiaramente che c'è un problema proprio anche di disoccupazione. E dal momento in cui c'è un problema di disoccupazione, vuol dire che c'è un problema di dipendenza e vuol dire che c'è un grande problema di violenza economica. Esatto. Di violenza economica bisognerebbe parlare un po' di più, perché poi appunto c'è la violenza fisica e vabbè, purtroppo la conosce, sappiamo cos'è. C'è la violenza psicologica, un'altra cosa che forse è ancora più grave, nel senso che è più difficile anche da individuare, no? È più subdola. E figuriamoci la violenza economica ancora di più, perché magari non si comprendono i meccanismi. Allora, com'è andata la serata per l'8 marzo, visto che sei appena rientrata, insomma, quanto ho capito? La sera, sì, sono appena rientrata, ho dovuto interrompere prima perché, come sapete, a Milano c'è stato un caos con lo sciopero e con delle manifestazioni e quindi la serata che doveva iniziare alle 8 è iniziata alle 9:30, tardissimo, perché non riuscivano a raggiungere il posto. Eravamo peraltro allo stesso posto dove eravamo già stati, dove avevamo avuto te come ospite. Sì, ho partecipato, io lo dico perché insomma ci tengo anche perché insomma quando si chiamano persone a parlare in trasmissioni come questa è anche giusto che si sappia che sono persone che si conoscono, insomma bisogna, a proposito di voce bisogna dare voce a persone che sono competenti. Prego, prego, Francesca. Grazie Emanuela. Allora, cioè, abbiamo iniziato in ritardo e quindi poi ho dovuto lasciare e mi è dispiaciuto moltissimo perché la relazione era molto interessante, era partita anche molto interessante. Avrei voluto anche cogliere, come dire, poter ascoltarla più rilassatamente per poter anche poi, come dire, esporlo anche in questo intervento. Però sono dovuta scappare molto velocemente, quindi ho ascoltato solo l'inizio. Eravamo insieme a un Rotary Club, perché facciamo spesso queste interassociative, queste riunioni Sì. interassociative, e niente, insomma, è stato veramente molto interessante. È stato anche molto interessante il racconto, di quello che è la genesi dell'8 marzo. Che io credo che tanti di noi alla fine o non lo sanno oppure lo dimenticano, no? Perché poi, insomma, questa data ha origini molto lontane, quindi è difficile oggi, dire: ah sì, è perché era accaduto questo. E Vero. in questo momento è molto particolare anche per quello che stiamo vivendo, per le donne ucraine, per le Sì. donne Eh russe, quindi sì, eh sì. insomma. Peraltro la nostra maratona l'abbiamo voluta dedicare proprio a loro e poi non solo alle donne dell'Ucraina, ma a tutte le donne che stanno sopportando guerre, perché poi insomma purtroppo nel mondo ce ne sono altre. Allora, Francisca Albamonte, FIDAPA, past president della sezione di Milano, grazie per essere stata con noi, mi ha fatto molto piacere averti come una delle protagoniste e dei protagonisti, perché poi abbiamo avuto anche uomini ovviamente della nostra maratona, ci sarà modo di sentirci in altre occasioni, anzi, visto che noi continueremo a fare il punto su parità di genere e diversity, eccetera, eccetera, ogni mese, magari sarà il momento anche di sentirci proprio per quello. Grazie, grazie davvero e ti auguro una buona serata, una buona notte. Grazie, grazie, buonanotte a tutti e buon proseguimento. Grazie, grazie. Intanto sto guardando che abbiamo passato la mezzanotte, mezzanotte 02, quindi in realtà di fatto siamo entrati nel 9 marzo, però per noi è sempre l'8 marzo. E lo sarà anche il 10, l'11, il 12, soprattutto quando si parla di questi temi e quando si affrontano questi temi, perché noi continuiamo a farlo. Sarò monotona e sarò ripetitiva, ma vale la pena ribadirlo. E peraltro la serata continuerà e andremo avanti poi fino alla mattinata. E
questa sera tra le mie ospiti davvero ci sono delle protagoniste, peraltro persone che probabilmente conoscete anche, volti noti, firme note del giornalismo. Abbiamo cercato volutamente, abbiamo inserito nella nostra scaletta proprio donne che potessero raccontarci cosa sta accadendo nel settore di riferimento. Poi dopo vi ribadirò chi sarà con noi. Perché insomma è anche vero che ci sono settori, comparti più o meno virtuosi, come sapete, insomma, come abbiamo avuto modo di dire anche con altri ospiti che hanno preceduto questi. Allora, tra poco, adesso sentiamo quando dalla regia siamo pronti, avremo ospite anche lì. Stavamo parlando di settori, di comparti e di aspetti diversi proprio delle professioni. Ci concentreremo su un settore di cui parliamo ogni giorno, è uno dei nostri focus di riferimento. Intanto sento in auricolare che stiamo chiamando il nostro ospite, però lo tolgo un istante, vediamo perché se no, se possiamo andare in pubblicità forse è meglio, così vediamo se riusciamo a metterci in contatto con l'ospite. Fatemi sapere dalla regia, Francesco Luigi che mi stanno aiutando. No, si è appena collegato, perfetto. Beh, ma siamo nella nostra maratona, è giusto che sia così. Ecco, stavo dicendo, prima di presentarvi l'ospite, non potevo non fare il punto della situazione anche in un settore che è poi un settore di nostra competenza, cioè ogni giorno con le nostre dirette, le nostre trasmissioni parliamo anche di questo. Mi riferisco al trading. E allora, saluto Enrico J, Scatta col Trend, che è con noi per questa parte di diretta per la maratona. Ciao Manuela, ben trovata, come stai? Tutto bene, Enrico, spero. tutto bene, tutto bene. Peraltro, insomma, anche l'anno scorso tu avevi partecipato alla nostra maratona, quindi ho deciso di tenerti sveglio ancora un po' anche quest'anno. Volentieri, grazie, anzi dell'invito. Allora, intanto voglio subito, tra poco vedremo anche il titolo di questa nostra parte di diretta, poi andiamo a parlare di trading. Ecco qua, La madre di tutte le paci. È un titolo che, lo dico senza problemi, mi hai indicato tu. Ti posso chiedere perché? Poi, vabbè, insomma, c'è una parola, paci, pace, che in questo momento, insomma, sappiamo bene a cosa rimanda. Sì, mi è venuto in mente questo titolo, perché effettivamente poi ci sono tanti ritorni su queste parole, perché la madre è comunque la genesi, è comunque la donna, la pace è comunque femminile, e quindi è un cerchio secondo me che si chiude. E se permetti, ho trovato oggi un tweet che, se tu me lo consenti, vorrei riportare velocemente. Sì, certo. Si riferisce a una poesia che un soldato ucraino ha letto in presenza di un giornalista americano e che è stata twittata con un successo incredibile. E praticamente questo soldato ucraino, che semplicemente era un lavoratore di import-export, ha mandato questo videomessaggio alla moglie e alla figlia, dove dice questa poesia di un poeta non più vivente. E dice: a volte mi chiedo chi ti darà la notizia della mia morte. Il momento in cui saprai della mia morte da qualcuno, vorrei poter vedere il tuo bel viso scrollare le spalle senza preoccupazioni, agitare le mani, non ha importanza, annuendo con la testa. È morto, che tristezza. Vorrei poterlo vedere, mi chiedo chi ci crederebbe e a cosa stai pensando. Il tuo amore ha bruciato fino alla cenere la giungla della mia anima. Quindi la madre di tutte le paci, perché comunque in certi momenti è l'uomo che fa la guerra ed è il pensiero alla donna che porta la pace. Noi abbiamo visto tantissime immagini di donne e bambini in fuga ammazzati, perché queste immagini potessero far venire voglia di pace a chi può fermare la guerra. Quindi la donna è stata ed è vittima, ed è anche mezzo per la pace allo stesso tempo. E Sì, sì, questo è sì. un qualcosa che Questo secondo me dobbiamo rendercene conto, della forza immensa, evocativa, che ha proprio la figura femminile, ma nella storia. Quando si dice la donna è debole, la donna non ha carattere, dovremmo pensare a Rose Louise Parker, che nel 1955 era la donna di colore che in Alabama si rifiutò di cedere il posto a un uomo bianco.
Ecco, lì cambiò la storia, ancora prima di Mandela, cambiò la storia dei diritti. E quindi credo che la madre di tutte le paci, madre e pace, siano comunque due termini femminili che aprono e chiudono il cerchio, aprono e chiudono la vita. Che poi, sì, bellissimo, grazie per aver condiviso questa poesia e anche questo pensiero che effettivamente è visto da un'altra angolazione, cioè il fatto che vedere, purtroppo ci basiamo sui fatti di attualità, immagini di donne e bambini, quindi delle categorie di persone considerate più deboli, di fatto per alcune cose lo sono, non è necessariamente un difetto essere debole o manifestare la debolezza, tutti lo siamo, no? Magari per cose diverse, quindi non è una parola sicuramente negativa, però appunto quello che ci hai detto tu, il fatto di vedere immagini di donne che vengono uccise mentre scappano dalla guerra, danno e de forse devono dare anche un messaggio diverso, non come dire, ah, guarda, le vittime che perdono la vita, no, che invocano in qualche modo la pace e fanno venire voglia di pace, quindi è sicuramente un'immagine importante. Sì, Sì, dimmi. in questo caso la donna è fortissima, più forte delle armi, perché la donna è l'arma della pace. In questo momento si sovverte questa cosa. Poi dobbiamo vedere debole chi piange, ed è molto spesso ormai più difficile vedere piangere una donna rispetto a un uomo. E quindi oggi è la donna che è l'unica arma di pace. Se riusciamo a vederla in questo modo, vediamo come la donna sia veramente la salvezza Ma a io ti questo do punto. un'altra interpretazione. In realtà anche chi piange spesso invece è più forte perché non si sta facendo problemi a mostrare appunto un suo sentimento, no? Invece magari chi non lo fa è più debole perché ha paura di apparire diverso da come vuole apparire di fronte agli altri. Quindi insomma, poi sono discorsi un po'. Però forse sono discorsi che siamo portati a fare visto il periodo che stiamo vivendo, insomma, vista anche l'angoscia rispetto agli eventi che sono vicini a noi, cioè più vicini di quanto immaginiamo. Peraltro mi ricollego a un'altra cosa che tu hai detto si pensa che le donne siano deboli, però vedi, quando si affrontano discorsi come quello dell'8 marzo, della parità di genere, le donne, io dico sempre che si affrontano sempre in modo sbagliato, perché è giusto parlarne, ma spesso ci incartiamo. Allora, da una parte pensiamo che le donne siano più deboli, quindi siano il sesso debole, dall'altra parte, quando dobbiamo in qualche modo far vedere tutti, parlo di tutti, donne e uomini, che in realtà non abbiamo pregiudizi nei confronti delle donne, diciamo, ah no, perché le donne sono più brave, le donne fanno più cose contemporaneamente, le donne resistono di più. Allora, dove sta la verità? Siamo il sesso debole o siamo quelle che riescono a fare più cose contemporaneamente? Diciamo che a volte si usano delle frasi tanto per, no? Ed è questo che poi non ci fa, mio modesto parere, poi non è detto che sia così, progredire e andare oltre, no? Appunto gli stereotipi e pregiudizi legati al tema femminile, ecco, o comunque di categorie considerate più deboli. Perché oggi parliamo delle donne, ma poi si potrebbero aprire discorsi su tante altre categorie, ecco, definiamole così, non mi piace molto come parola, ma per intenderci. Sì, ma se noi pensiamo che tendenzialmente si tende appunto a pensare che consciamente o meno che la donna possa essere debole, è una cosa che fa ridere, ormai fa veramente ridere, è anacronistico, parliamoci chiaro, e questo qualifica gli uomini che la pensano così, anche perché cerchiamo anche, visto l'orario, di provare a fare un sorriso. Dovremmo pensare che l'unica che ha disobbedito a Dio fu una donna quando Dio gli disse non prendere la mela. E quindi, ecco, se noi ci immaginiamo che una donna possa obbedirci, teniamo a mente che questa già ha disobbedito a Dio, quindi insomma già Diciamo un po' di che la donna carattere. se si mette in testa una cosa la fa, quindi Già, sì, questa è forza, un po' questa è di forza. carattere ce l'ha, insomma, diciamo, se noi pensiamo che ha disobbedito a Dio. E poi in generale. La donna è sostanzialmente tutto nella storia. Se noi pensiamo, io sono di Roma, se noi pensiamo a Romolo e Remo salvati dalla lupa, che è la leggenda, ed è una leggenda perché effettivamente chi li salvò e li allattò era una prostituta e che quindi li portava nella sua alcova, chiamiamola così, che era il lupanare, per questo deriva poi il termine della lupa, questa leggenda. E quindi vediamo nella donna che è prostituta, vediamo che è anche madre,
pensiamo a Gesù e pensiamo alla Maddalena, e quindi c'è tutto. E sostanzialmente anche il soldato in guerra, quando è in difficoltà, difficilmente l'uomo pensa a un altro uomo, pensa o alla madre, se ci ricordiamo il film Salvate il soldato Ryan, quando c'è l'attracco ad Anzio, un soldato che sta per morire se ne rende conto e dice basta, voglio mamma, come per dire adesso è finita, non, questo è un gioco, bene, Sì, ok, ho certo. giocato, non voglio morire, voglio mamma. E così una madre pensa al figlio o pensa al suo uomo se non c'è il figlio, ma un uomo in difficoltà pensa sempre alla sua donna o alla madre. O la madre, Quindi certo. torna là, per cui lì è il momento in cui si gioca a carte scoperte, dice no, ok, voglio il mio amore, voglio la mia donna, voglio la mia mamma. E Infatti si dice che quindi la mamma sia sempre la cade tutta mamma. l'ipocrisia maschile. Esatto, la mamma sia sempre la mamma, basta che poi non si pensi alla mamma solo co come colei che stira le camicie o che prepara da mangiare, perché sennò Ma lì. per carità, ma No, per no, 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 carità. però no, sai, la mamma è sempre la mamma, però non solo per quello, in realtà non è così, è assolutamente Tutto è come scaturito da dicevi una mela e bisogna ricordare che una mela è un anagramma di Manuela, questo va sempre ricordato. tu. Va bene, ok, vabbè. Potrei raccontare un aneddoto per cui quando ero piccola io sono cresciuta con mia cugina che effettivamente non riusciva a dire Manuela, mi chiamava Mela, quindi vedi c'è un. Però diciamo che Appunto. non interessa a nessuno. Interessa invece forse sapere, Enrico, quello che ho sotto gli occhi, visto che vogliamo fare un po' il punto anche della situazione nei vari settori. Trading, quello di cui ti occupi tu. Trading online, donne ancora in minoranza ma sempre più abili. Oppure il trading online si tinge di rosa, sempre più donne investono sul web. Prima già abbiamo parlato, non so se ci hai seguito, con Sara Silano di Morningstar Italy. Esatto, che insomma le donne investono meno, sì, è ancora vero, però hanno più successo degli uomini perché hanno un atteggiamento diverso nei confronti della finanza e degli investimenti. Ma è così nel trading? Allora, c'è minore, sono ancora meno rispetto agli uomini, cioè il trading rimane ancora un lavoro per uomini, però sono più abili, cioè si può dire questo, è tanto per dire, perché No, poi io no. ho paura anche di queste cose qui, cioè siccome sono articoli usciti peraltro in concomitanza con la festa della donna, sai, è un attimo pensare, io sono un po' malpensante in generale, cioè tendo a fidarmi poco delle cose che leggo, sento e quindi dico, bah sì, ce lo stanno dicendo perché è l'8 marzo, invece no? No, assolutamente. Le donne sono meno degli uomini perché dal di fuori può sembrare un qualcosa di prettamente maschile, ma effettivamente non lo è. Non lo è perché se hai la passione dell'economia e dei mercati è una passione che può prenderti, sia che tu sia maschietto o femminuccia. Quindi tante volte c'è un mancato avvicinamento purtroppo delle donne al mondo del trading, comunque sostanzialmente della borsa, degli investimenti. Ed è un peccato. Come risultati, io non so dirti se siano più brave o meno brave, perché dovrei vedere effettivamente i Beh, loro poi magari non è conti. neanche facile dirlo proprio così, cioè dipende, è Sì, sempre relativo, no? però dopo oltre 10 anni di presenza sui social con tutti i miei canali, ho chiaramente delle colleghe, delle follower e tutto, che non posso mai dire, caspita, però non è proprio il lavoro per lei. No, assolutamente, c'è spesso un confronto serrato e ti posso dire che non potrei mai notare un lavoro fatto da una donna anziché da un uomo, nel senso che se c'è competenza è totalmente asessuata, per cui sono brave come noi, in alcuni casi anche di più, e quello che è ottimale, secondo me, è. Ne parlammo l'anno scorso, Sì. in cui il titolo che diedi a questo incontro era Io sono donna, come proprio per dire che il trader, è commerciante, se ci pensiamo, commerciante è una parola che non ti fa capire se è un commerciante uomo o donna. Certo. E quindi effettivamente già questa parola, secondo me, dovrebbe stimolare la curiosità di qualche donna, ragazza, signora o perché no, nonna, che voglia sfidare i mercati e credo che potrebbe rimanerne Quindi piacevolmente il trading sorpresa. anche come hobby, cioè adesso al di là del fatto che poi c'è chi lo sceglie come professione, ma può diventare anche un hobby, cioè tu hai.
parlato di nonne, no? Per esempio, Sì, perché no? può diventare un hobby nel senso che puoi anche avvicinarti a questa attività e se la fai proprio in maniera ludica lo puoi fare con un conto demo, quindi con soldi finti, quindi cominciare a studiare, a prendere un po' la mano, a prendere confidenza. E dopo puoi chiaramente dedicare anche una piccolissima parte del capitale con la quale magari hai l'obiettivo di pagarti o le bollette o una vacanza a fine anno se non hai bisogno di vivere di trading. Ma credo che non ci sia effettivamente un'attività più meritocratica, perché tu sei contro il mercato, quindi sei contro la massa, sei contro gli investitori, sei contro le notizie, sei sul prezzo, si dice sei sul pezzo, in questo caso sei sul prezzo. E non c'è nessuno che può dirti no, tu sei brava, però faccio guadagnare un altro. Oppure il guadagno del maschietto in questo caso è più alto, no? Perché se noi compriamo un titolo azionario, io e te, che siamo maschio e femmina, e in quel momento lo compriamo allo stesso prezzo e lo rivendiamo poi in guadagno nello stesso momento allo stesso prezzo, noi abbiamo guadagnato la stessa cosa. Quindi non c'è più questa discrasia, questa discrepanza, questa ingiustizia. Il mercato è spietato ma giusto. E quindi è un invito assolutamente a chi ci sta ascoltando. Magari sa che esiste la borsa, gli investimenti, beh, sappia che oggi con una connessione internet si può iniziare anche a misurarsi col mercato e a mostrare agli altri che il lavoro non è né maschile né femminile, il lavoro è delle persone. Ecco, tanto per dare qualche riferimento anche numerico, perché è vero che le parole servono, ma servono anche i numeri. Allora, ricordiamo che durante il periodo della pandemia è aumentato il trading online, cioè molte più persone si sono dedicate al trading online, ma secondo il Financial Times si sarebbe registrato un incremento del 366% di trader donne nel 2020, in confronto a un aumento del 248% dei trader uomini, sebbene le donne rappresentino appena il 15% dei clienti totali, nel senso che è chiaro che poi parliamo di presenza maggiore di uomini, quindi poi la percentuale delle donne è aumentata esponenzialmente in questo periodo 2020 più degli uomini, però chiaramente dove credo, no, di partenza ci fossero meno donne, quindi è chiaro che la percentuale è più alta, però insomma dà un po' l'idea dell'inserimento, per così dire, delle donne nel mondo del Sì, trading. perché tante volte molte donne che magari sono a casa o lavorano da casa o magari hanno un'attività che consente loro di avere delle ore libere, cercano giustamente, proprio perché sanno di valere una seconda entrata o comunque una nuova attività su internet e il web offre molte opportunità di affiliate marketing e così via, però sono tutte attività quasi sempre, se non sempre per la verità, nelle quali tu devi coinvolgere degli amici e guadagnare in base a ciò che anch'essi andranno a produrre come nuove entrate, quindi è un qualcosa di piramidale. E quindi questo sì, chiaramente lo puoi fare perché magari sei una persona che ha un'ottima comunicativa, in grado di coinvolgere le altre persone, è una persona affidabile, però questo ti obbliga ad avere degli step, degli orari, degli obiettivi ben precisi. Il trading invece è sempre disponibile, quindi il giorno in cui tu non sei disponibile, nessuno ti verrà a picchiettare sulla spalla dandoti degli ordini. Il trading è effettivamente l'attività che più di tutte ti misura e ti lascia effettivamente il tempo che tu vuoi, perché possiamo dedicarci allo studio dei grafici, come tu ormai ben sai perché sei diventata più che esperta, andando a gestire lo studio nel fine settimana, anziché in intraday, se si ha una mezza giornata libera, si può dedicare quella mezza giornata a fare operatività. Quindi si può adattare il trading al tempo che si ha in maniera totalmente fluida e, ripeto, senza avere nessuno che ti dà nessun tipo di ordine. Ma senti, di la verità però, voi trader uomini, cioè poi tu sicuramente magari mi risponderai in un modo, ma analizzando un po' la situazione complessiva, apprezzate la presenza delle donne o le vedete sempre un po', come dire, non troppo di buon occhio? Perché poi, no, per con tutti gli intenti, diciamo, in una professione. No, nel trading non ci può essere nessun tipo di invidia o comunque di
di guardarsi, tra virgolette, in cagnesco, perché io sono davanti al PC e lavoro e tu, Manuela, sei davanti al PC e anche tu magari fai trading. E se tu sei molto brava e io sono molto bravo, possiamo guadagnare entrambi. Quindi non è una sfida uno dei due deve perdere. Possiamo, lavorando in maniera totalmente differente, essere entrambi vincenti o paradossalmente entrambi perdenti. Quindi non c'è assolutamente, non è come ad esempio in ufficio in cui si deve raggiungere un obiettivo per arrivare a sedersi su quella poltrona che è una sola. E qui le poltrone sono infinite, perché ognuno ha la sua e ogni poltrona può essere Ma sai, c'è remunerativa. sempre un po' la voglia di essere il più bravo sulla piazza, ripeto, cosa abbastanza assurda e relativa perché non ci può essere un più bravo in assoluto in nessuna professione, no? Però vabbè, mi fa piacere sapere questo perché poi dicevamo anche, ma quando si parla di ancora gap e di diversità, cosa viene prima? Cioè, il famoso viene prima l'uovo o la gallina? Cioè, cioè l'ambiente ancora maschilista che esclude le donne o sono le donne che in qualche modo non si sentono pronte a entrare a far parte di un ambiente che è notoriamente maschile? Ecco, quindi. Nel mondo del trading l'ambiente non ti può escludere, perché tu puoi decidere, io da oggi inizio a fare trading e sei nell'ambiente. Puoi andare sui social e dire una tua analisi, postare una tua analisi, pubblicare su un gruppo Facebook, anziché su Twitter, una tua idea, una tua analisi sui mercati e nessuno può dirti no, qui non puoi scrivere. Cioè, come diceva Umberto Eco, il web dà il diritto a qualunque cretino di avere i suoi 15 minuti per parlare. Però se tu non sei cretino, comunque parli e nessuno ti può tenere fuori. Quindi se tu offri qualcosa di valido, non c'è una comunità nella quale tu non puoi entrare, perché è già tutto aperto. E quindi credo che effettivamente sarebbe solamente un beneficio per tutti se noi fossimo di più a fare trading. Non c'è, non è una scatola chiusa o un teatro con un certo numero di posti. Più sono i partecipanti, più sono i denari che entrano dentro e più si alimenta. Quindi non può essere saturo questo mercato. Assolutamente. Allora, Enrico, intanto nel salutarti, però prima di salutarti, visto che il titolo che abbiamo voluto dare a questa parte di diretta è proprio La madre di tutte le paci, per anche in modo diverso ricordare quello che sta succedendo, qualche notizia, visto che siamo in diretta, è mezzanotte 26, ricordiamo che è il 13° giorno del conflitto tra Russia e Ucraina, oggi c'è stata questa apertura del premier ucraino Zelensky al compromesso. Pronti a trattare, quindi diciamo che insomma questi negoziati sembrano piano piano portare quantomeno a un dialogo, speriamo, e c'è stato un nuovo cessate il fuoco, lo diciamo anche un po' di buon auspicio, speriamo, insomma, visto che, ripeto, abbiamo evocato la pace anche con delle immagini e delle riflessioni importanti. Quindi Enrico, io ti ringrazio per aver preso parte alla nostra maratona, naturalmente, ti seguiamo su Scattacol Trend, ti troviamo naturalmente nelle nostre trasmissioni, non so se vuoi chiudere tu con un auspicio, un pensiero a chi ci sta seguendo, ma che poi vale per tutti i giorni dell'anno, per 365 giorni. E semplicemente non abbiate paura di dire che volete bene alla donna alla quale volete bene. Non significa non essere forti, significa essere più forti in due. Auguri a tutte le donne. Grazie, grazie Enrico. Bellissimo pensiero, insomma, molto, molto quotidiano, perché poi a volte non pensiamo proprio alla quotidianità. Grazie ancora Enrico J, buonanotte e buon 8 marzo anche a te, perché deve essere di tutti l'8 marzo, appunto, la condivisione è la cosa più importante. Allora, noi continuiamo con la nostra maratona, naturalmente, quando sono insomma, l'ho detto prima, mezzanotte 27. In questo momento vi ricordo chi ci sarà dopo
una breve pausa, partiremo e ci collegheremo con Serena Giacomin, parleremo di donne e scienza, a che punto siamo, quante sono le donne nella comunità scientifica e poi ci collegheremo con Regione Lombardia, naturalmente, perché le istituzioni non possono mancare, poi con una giornalista molto conosciuta e poi anche con un direttore medico dell'ospedale Macedonio Melloni, che è il primo ospedale di genere in Italia. Ho fatto un nuovo sommario, ma andiamo per gradi. Pubblicità e poi Serena Giacomin.